Eccoci qua, buongiorno a tutti. Un'altra puntata di Peccati di Gola. Questa la dedichiamo ai biscotti, a un biscottino. Facciamo una pasta frolla, dove poi ricaviamo dei frollini, però molto 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 particolare. È una frolla fuori da tutti gli schemi, in quanto non ha uova all'interno dell'impasto. Ovviamente la pasta frolla ha le uova intere o i tuorli, e soprattutto in quanto viene fatta praticamente a caldo, con un caramello, viene fatto caramellare lo zucchero, e poi questo caramello caldo, o meglio poi intiepidito, viene utilizzato per fare la pasta frolla. È una ricetta molto molto particolare, ma ed è per questo che ho scelto di farvela, per fare una frolla un pochettino diversa dal solito. Il titolo è Frollini al caramello, e vediamo un pochettino la grafica. Allora, 180 g di zucchero di canna grezzo, 350 g di burro, 50 g di zucchero di canna grezzo di nuovo, 550 g di farina 180W, quindi farina debole, 50 g di panna. Benissimo. Questa è strano, di solito abbiamo una grafica molto molto lunga, stavolta una grafica cortissima, sarete contenti. Anche se il procedimento è un attimino laborioso. Allora, intanto mi sposto questo foglio di qua, vediamo un pochettino. Prima cosa, accendiamo sotto una pentola e prepariamo il caramello a secco. Viene detto appunto caramello a secco perché non utilizziamo acqua per farlo caramellare. Il fatto di aver scelto dello zucchero di canna grezzo determina un sapore migliore alla ricetta. Addirittura potete scegliere dei zuccheri di canna più forti, quindi il panela, il muscovado. Voi sapete che più lo zucchero di canna è gustoso e appunto è poco raffinato e grezzo, e più i biscotti avranno un gusto caratteristico. Per alcune persone potrebbe addirittura essere un pochettino forte, quindi scegliamo poi lo zucchero che vogliamo in base anche un pochettino al nostro gusto. Oppure possiamo ancora scegliere, avete visto che abbiamo due dosi di zucchero, potremmo scegliere una dose di zucchero, quella da caramellare, che sia uno zucchero di canna di questo genere, quindi non è eccessivamente integrale, eccessivamente grezzo come tipo di zucchero, e poi la seconda parte di zucchero, invece quella che in grafica diceva solo 50 grammi, scegliamo qui invece in questa parte qua uno zucchero molto forte, quello con i pezzettini neri, come per esempio il panela, che è simpaticissimo, un zucchero che sa un po' di liquirizia, e questo sarà quello che darà un sapore un pochettino più particolare. Allora, la pentola si deve scaldare molto bene. Intanto versiamo un po' di zucchero sul fondo della pentola calda, dove non ho ancora messo né acqua né niente. Adesso abbasso un pochettino al minimo e mi metto a scaldare intanto della panna con dentro dei pezzettini di vaniglia. Vado a fare una sorta di infusione di vaniglia. Ok, vediamo che forma un po' di liquido sul fondo. Se è il caso ci spostiamo un attimo. Ricordiamoci di non farlo bruciare, eh? Dobbiamo semplicemente farlo caramellare. Quindi eventualmente la fiamma ce la giostriamo, regolandola eventualmente proprio al minimo. All'inizio scaldiamo molto bene e poi abbassiamo in modo da non far bruciare troppo. La panna intanto si deve scaldare, diventare calda, ma non dobbiamo farla bollire, semplicemente bollente deve essere. Ok, adesso non vado ad aggiungere zucchero nella pentola fin quando quello che ho messo prima non si è caramellato, e così via. Quando lo zucchero vi fa un po' di grumi, quando fate il caramello, è perché magari avete aggiunto troppo zucchero insieme. Addirittura c'è alcuni, ho visto ogni tanto, che mettono tutto lo zucchero insieme e pretendono di caramellarlo. Nel momento in cui poi io vado a mescolare, quel poco di zucchero fuso si va a mischiare a quello non fuso e forma dei pallini che poi non si sciolgono più, o si sciolgono con molta molta fatica. Il segreto per non fare un caramello che non fa i pallini o comunque non rimangono i grumi è questo qua, appunto. Vedete, aggiungo poco, eventualmente nella prima parte non tocco neanche, aspetto leggermente che inizi il calore sotto a farlo sciogliere, e poi vado a mescolare un pochettino. A me davano in dotazione queste casseruole antiaderenti, ma sicuramente non è lo strumento da preferire, è meglio una casseruola in rame possibilmente, perché o in alluminio o comunque in acciaio, anche se l'acciaio è forse è il più igienico, ma almeno adatto per la distribuzione del calore, ma l'antiaderente assolutamente non è adatta. Però queste avevo e queste utilizzavo allora. Da quando poi il caramello è fatto non abbiamo il tempo di andare ancora a scaldare la panna, perché poi lui tende a bruciare. Siamo a 180 gradi perché la pentola, perché il caramello sia...
Oggi la tendenza che ho è di mettere la panna anche fredda, magari non di frigo, ma non serve più di tanto scaldarla. La scaldavo per un eccesso di sicurezza, però se la si versa poco alla volta e non troppo insieme, goccia a goccia, diciamo, anche se fredda non succede niente. Diciamo che scaldarla serve più che altro anche per fare l'infusione di vaniglia e far esaltare bene il profumo della vaniglia. Ok, e adesso aggiungiamo l'ultima parte. Voilà. Perfetto, a questo punto, quando tutto e controlliamo bene che non ci siano più cristalli di zucchero, andiamo a versare la panna ancora con la vaniglia la andiamo a togliere poi dopo, togliendo la mano dalla pentola, mi raccomando, non stiamo con la mano qua sopra mentre versiamo la panna, perché forma un vapore bollentissimo, un cucchiaio piuttosto lungo, se no poi mi sgridate che vi ho fatto bruciare le mani, un cucchiaio piuttosto lungo, togliamo, ci spostiamo fuori e versiamo un po' di panna. E vedete che vapore che fa? Un vapore fortissimo. Dopo aver versato la prima panna, spegniamo la fiamma e uniamo la seconda panna. Perfetto. E adesso mi sposto di qua. Qui abbiamo il nostro, si chiama caramello mou, o meglio caramello decotto con la panna. A questo punto andiamo ad aggiungere il nostro burro a pezzettini. Prendiamo il burro e lo tagliamo a pezzi abbastanza regolari. Un pezzettino ce lo teniamo da parte e vedremo poi cosa serve dopo. Pezzo piccolo così. L'altra parte invece su un tagliere lo andiamo a tagliare. Il burro, a differenza della pasta frolla, in questo caso vabbè, è stato un po' al caldo qui e quindi è anche abbastanza molle. Ma a differenza della pasta frolla che si dice di far ammorbidire un pochettino il burro, in questo caso non serve. Possiamo usare anche un burro di frigo volendo. Più che volendo, molto meglio freddo di frigo, vi creerà molto più facilità nel inserire il burro nel caramello caldo. Quindi freddo, freddo di frigo a pezzettini. Lì faceva caldo, era fuori dal frigo e quindi era un po' più molle. Però se più freddo lo mettete a pezzi più piccoli, meglio è. Avere questo burro un pochettino sciolto, non vado ad aggiungere altro burro e così via. Un pezzettino alla volta. Questa adesso è una fase un po' lunghetta, però va fatta purtroppo con calma, non dobbiamo esagerare. Altro burro. Se mettiamo troppo burro, poi succede che lui si fonde e crea un liquido grasso sopra il caramello, che poi difficilmente riusciamo a mescolare con il caramello. Ecco perché ve lo faccio versare poco alla volta. Ed ecco perché deve essere molto freddo, così si evita questo liquidino di burro che si fa fatica a incorporare. Più freddo è il burro e meno succede questo problema. Vedete, si è smollato parecchio con il grasso. Possiamo togliere il cucchiaio e andare con una frusta. Ecco, meglio ancora, guardate, abbiamo addirittura qua questa qua di plastica, meglio ancora, così non andiamo a rigare la padella antiaderente. Togliamo il cucchiaio e mettiamo la frusta. E continuiamo a fare questa operazione appunto con la frusta. Padelle antiaderenti, andarci dentro con uno strumento metallico vuol dire rovinarle molto in fretta, quindi se avete una frusta di gomma o di silicone è molto meglio. Ok, adesso man mano si sta sempre più raffreddando il caramello, perché il burro freddo naturalmente raffredda il caramello. E quindi possiamo andare un po' più veloci con il burro. Ok, puliamo bene tutto. E voilà. Ecco, adesso per darle una... abbiamo già profumato con la vaniglia. Per darle una nota simpatica, cioè di gusto più carino, voi sapete che la pasta frolla con il sale sta sempre molto bene. In questo caso, avendo a che fare con il caramello, quindi un prodotto estremamente dolce, il fatto di metterci all'interno un po' di sale, anzi un po' più del sale che si metterebbe in una pasta frolla, non è male. Infatti qui abbiamo un bel pizzicone abbondante di sale che andiamo a mettere dentro l'impasto, quindi andiamo a renderlo leggermente salato. Ok, e ora continuiamo a mescolare.
fin quando si è formata appunto questa crema. Naturalmente adesso la temperatura sarà scesa, saremo intorno ai 50-60 gradi ed è questa temperatura che andiamo a fare la nostra frolla. Diciamo che di solito la frolla quando esce dalla macchina ha un aspetto molto bello, no? Già gradevole. Voi vedrete che adesso tirerò la pasta frolla fuori che ha una consistenza tutta sgranata, tutta separata. Questo perché viene fatta a caldo e con del burro alla fine fuso. Okay? Se venisse fatta invece a freddo, la frolla si mischierebbe meglio. Allora, una volta questo impasto, non vi spaventate, sarà un po' brutto, viene fatto raffreddare in frigo e poi rilavorato in planetario per dargli la sua plasticità. Quel burro che avevo tenuto da parte serve per ungere la bacinella della planetaria. Con le mani andiamo a ungere. In questo modo, il fondo. Perché adesso, versandoci il caramello sopra l'acciaio, l'acciaio è freddo, si potrebbe attaccare alle pareti, con conseguente che poi rimane tutto attaccato lì e non riusciamo a far incorporare quel caramello alla pasta frolla. Ok, adesso prendiamo il nostro caramello e lo versiamo nella planetaria unta, questo liquido. Eccoci qua. Mettiamo sotto la macchina e facciamo partire. Adesso la macchina farà il resto del suo dovere, cioè miscelerà ulteriormente il grasso al caramello. E a questo punto inseriamo i due ingredienti mancanti, l'altra parte di zucchero, quella che potrebbe essere il nostro zucchero panela che dicevo prima, e la farina. Bene, nel frattempo che si mescola do una pulita al tagliere e mi preparo con un pezzo di carta da forno. Anzi, prendiamo questa che è un po' più grande, forse perfetto. Incorporiamo prima lo zucchero di canna. Ok, ora spegniamo la macchina e incorporiamo la farina tutto in un colpo. E vedrete che impasto poco accattivante che verrà fuori in questa fase, no? Adesso attacchiamo la macchina e facciamo mescolare, non troppo, è giusto il tempo che serve perché si formi un impasto. Anche perché farla girare molto non servirebbe, voi la vedete separata all'interno, contiene del grasso caldo quindi tende a separarsi e non è che più mescola e più si miscela, non serve a niente, potrebbe girare anche qua un quarto d'ora, rimarrebbe sempre così. Adesso ha bisogno di freddo, ha bisogno di una parte fredda che rassodi il burro per poi farlo di nuovo riemulsionare col resto degli ingredienti. Quindi arrivati a questo livello spengo la macchina e praticamente vado a mettere l'impasto sgranato così com'è, quindi brutto così com'è, dentro, sopra un foglio di carta da forno. Prendiamo un tarocco. Ecco, vedete, la pasta è calda. Adesso è tiepida se io la tocco. È anche piuttosto unta. Quello che di solito sono i difetti di una pasta frolla, no? Quando viene fatta. Invece in questo caso è proprio voluto. La planetaria la teniamo, nel senso non la pulite, non la lavate, perché dopo il riposo di circa mezz'oretta nel frigorifero, il burro si sarà rassodato, dobbiamo poi di nuovo rirenderla morbida e plastica, quindi viene rimessa in planetaria per poi farla emulsionare di nuovo. Adesso chiudiamo a mo' di pacchetto, così, questa pasta, e pressiamo con le mani, in modo da formare uno strato piuttosto sottile. E questo composto qua lo andiamo a mettere così in freezer. Naturalmente, se abbiamo fretta, mettiamo in freezer, come in questo caso. Circa sottile così, l'impasto all'incirca 10 minuti di freezer è più che sufficiente. Se non abbiamo fretta, possiamo fare l'impasto addirittura il giorno prima, per il giorno dopo, oppure al mattino, per la sera. Cioè, in frigorifero avrà bisogno di almeno 3-4 ore prima di rassodarsi la pasta.
Lì le temperature basse di freezer o di frigo sono solo, cambiano solo in base ai tempi che avete a disposizione. Comunque il concetto è far raffreddare la pasta molto bene, dopodiché viene presa e lavorata di nuovo, ma per questo vi aspetto fra 2 minuti. Bentornati con i nostri frullini al caramello che avevo messo in freezer a riposare. Adesso li andiamo a prendere, l'impasto si è solidificato, però non è ancora plastico. Praticamente, ecco, ho lasciato il freezer aperto, l'impasto non è ancora plastico, rimane ancora grezzo, ha bisogno di essere lavorato ancora in planetaria. Allora lo prendo, lo spezzo così con le mani e lo vado a mettere nella planetaria. Questa operazione è fondamentale perché è qui il vero impasto. Prima mi ha solo fatto una miscelazione prima. Qui è il vero impasto. Giusto il tempo che serve per ammorbidire la pasta leggermente. Dopodiché spegniamo la macchina e ci mettiamo il nostro impasto sul tagliere. E adesso vi farò notare la differenza da prima a adesso, cioè adesso abbiamo una frolla a tutti gli effetti uguale alla frolla quella fatta con il burro freddo, quindi plastica e lavorabile. Andiamo. Ecco qua, il classico impasto di frolla, questo colore dato dal caramello naturalmente. Ora ci prendiamo una bilancina e pesiamo 200 grammi di pasta. 200, 210... precisi ma non maniacali, diciamo pezzature da 200 grammi circa. Poi se avanziamo un pochettino di pasta, ecco, sono tutti da 200, come in questo caso abbiamo fatto 4 salamini, questo lo dividiamo in 4 e mettiamo un pezzo ognuno. Perfetto, adesso questi salamini li andiamo a fare, cioè questi pezzi di pasta li andiamo a fare a forma di salamino, tutti lunghi uguali. Cosa è servito pesarli per poi farli tutti lunghi uguali? È servito per avere lo stesso diametro, perché se il diametro del salamino, perché se io lo faccio a occhio non ottengo questo risultato. Invece il fatto che io li abbia pesati e poi li vado ad allungare tutti quanti alla stessa lunghezza, abbiamo la precisione di taglio poi tutti con lo stesso diametro. Guardate, visto? È come se fossero fatti con una macchina, è come se fossero fatti, ecco, siccome soprattutto per noi professionisti è molto importante la forma, la dimensione che determina una professionalità nel lavoro, no? Magari a casa vi accontentate anche se uno è più storto, uno è più dritto, però se vi ho dato una tecnica perché non utilizzarla? È molto semplice, basta pesare la pasta e allungarla della stessa lunghezza e abbiamo tutti lo stesso diametro. Per quello quando sentite dire un professionista che li fa storti apposta perché così sembrano più casalinghi e artigianali, dovete diffidare, perché un professionista deve lavorare bene. Non esiste farli storti apposta. Chi dice così è perché non sa fare le cose bene, allora trova quella scusa. In realtà il professionista deve fare le cose tutte belle, uguali e precise. È lì che si determina la professionalità, anche in questi dettagli qua. Così. Ecco, in questo caso non vi consiglio di utilizzare uno zucchero più scuro di questo, perché poi in forno ci creerebbe un po' di problemi. Quindi questo è il massimo del grezzo che vi consiglio di utilizzare nello zucchero. Non spennelliamoli di uova, questi biscottini, perché tanto lo zucchero si attacca lo stesso. E soprattutto perché nell'impasto uovo non ce n'è. Di conseguenza possiamo dare questi biscottini anche a qualche bimbo o a qualcuno in famiglia che non può mangiare l'uovo, perché è un biscotto senza uovo. Per attaccare lo zucchero non serve, di solito si spennella con l'uovo i prodotti, non per attaccare le cose, però io qua... Già 20 anni fa parlavo di pasticceria alternativa, senza uova, senza glutine, senza zucchero, e vi assicuro che era molto difficile far capire questi concetti alle persone. Oggi tutti ne parlano e tutti sono pronti, però 20 anni fa era vista come una cosa strana. Anche la stessa trasmissione mi vietava spesso di fare cose salutistiche perché dicevano che tanto a casa la gente non l'avrebbe capita. In effetti non si sbagliavano, il mercato non era ancora pronto allora. Naturalmente appena fatti, appena arrotolati, non mi posso permettere il lusso di andarli a tagliare. Mentre se sono un po' freddi, questa operazione viene facilitata, no? Adesso mettiamo 2 a 2 vicini così e andiamo a tagliare dello spessore di 1,5 cm, quasi 2.
togliamo gli scarti, se ci sono biscottini brutti all'inizio e alla fine, cioè io da professionista li tolgo, voi a casa scommetto che li cuocete lo stesso e ve li mangiate ugualmente, e li andiamo a disporre a una distanza regolare nella teglia, alternandoli così, i biscotti si infornano sempre alternati, vedete? Dove c'è lo spazio tra un biscotto e l'altro vado a inserire il prossimo e così via. È importante riempire sempre le teglie in maniera uniforme, perché altrimenti la parte di teglia che rimane scoperta scalderà più i biscotti in quella zona lì, perché il metallo prende più calore non avendo biscotti sopra, e i biscotti subito lì vicini tenderanno a colorare un pochettino di più e a bruciacchiarsi. Ecco qua. Ecco, vedete che da freddi siamo riusciti a tagliarli mantenendogli la forma rotonda. È evidente che se l'impasto è morbido, quando ci premo il coltello sopra, vado poi a schiacciarli e a dargli quindi una forma ovale. Cottura, come tutte le frolle, 170 gradi per circa 12-13 minuti. E naturalmente io non posso aspettare 12-13 minuti, quindi ho già il risultato cotto, che è questo, che sono dei frollini belli croccanti e friabili. Questi con il caffè o all'ora del tè sono perfetti. Una volta cotti li facciamo raffreddare, perché tutte le frolle da calde sono morbide, quindi non si riescono a toccare. In questo caso sono già fredde, prendo e le vado a servire, mettere in un piatto di servizio e a servire per il nostro momento del tè, o perché no anche per la colazione. Però essendo così ricchi in burro, cioè in elemento grasso, e con questo gusto profondo di caramello, è più un biscottino da fine pasto o da tè piuttosto che da colazione. Da colazione si prediligono un pochettino le frolle un po' più semplici e meno cariche di sapore. Con questo vi aspetto alla prossima puntata.